senza ombra di dubbio negli ultimi anni ho avuto la fortuna di testare un'infinità di prodotti tecnologici, in effetti corro da 15 anni, ma questo Doji D11, azienda cinese famosa soprattutto per cellulari Android, ha dimostrato di saper fare orologi anche di buona fattura, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di un orologio che pesa sostanzialmente 34 grammi con il cinturino 53, ha un display di 1,32 inch, 360x360, display retina, ha uno spessore di 10,7 mm, Bluetooth 5.2, sembrerebbe addirittura indistruttibile, ha una batteria di 300 mAh e IP68 e soprattutto gestisce in maniera molto semplice il monitoraggio dell'ossigeno e può essere utilizzato per misurare il vostro battito cardiaco 24 ore al giorno. A livello di unboxing contiene in effetti, oltre all'orologio stesso, anche due cinturini diversi che si sbloccano in maniera molto semplice soltanto schiacciando il pulsante laterale, cosa che vi consente di customizzare in maniera adeguata alle vostre esigenze l'orologio stesso. Nei miei test delle ultime settimane sono sostanzialmente 10 le cose che ho amato. In primo luogo sicuramente la durata della batteria: non essendo un GPS ma soltanto un activity tracker, potreste utilizzarlo per 7 giorni nonostante il display di questo orologio sia davvero fantastico. Si ricarica in maniera molto semplice con un cavetto di quelli che abbiamo visto molto frequentemente per i dispositivi cinesi e secondo me la ricarica viene effettuata in maniera molto rapida. Io non ho avuto nessun problema a utilizzarlo in questi giorni nonostante abbia corso 2 volte al giorno, ascoltato la musica e in effetti l'ho utilizzato per tutti i test. Sappiate comunque che per una settimana media questa ricarica non serve quasi a niente, perché comunque la batteria dura davvero tantissimo. In secondo luogo ho amato davvero l'estetica dell'orologio stesso, perché vi consente, avendo una struttura quadrata con un solo pulsante e un touchscreen dal quale si può gestire in maniera molto semplice tutte le funzioni dell'orologio stesso, e poi come ho già detto può essere utilizzato in altre situazioni con questo cinturino finta pelle che ovviamente lascerò testare a mia figlia. Una terza funzione molto interessante è legata alla possibilità che questo orologio offre di rispondere in maniera molto semplice schiacciando il pulsante alle chiamate, perché il collegamento con il vostro iPhone o con un Android è molto efficace e riuscirete a rispondere direttamente dall'orologio stesso, anche grazie al fatto che la tecnologia Bluetooth 5.2 vi consentirà di lasciare a distanza il telefono nel caso in cui per esempio foste impegnati in altre attività e foste lontani dal telefono stesso. Un'altra funzione molto utile, proprio legata al fatto che il cervello dell'orologio è questo pulsante laterale, potreste ovviamente cambiare la schermata dell'orologio stesso, ma al tempo stesso potreste collegarvi in maniera molto semplice al telefono. L'orologio sfrutta l'app Glory Fit, che ha ovviamente tutte le funzioni di activity tracker che sono tipicamente utilizzate anche per dispositivi più costosi come per esempio il mio famoso anello, ma al tempo stesso riuscirete ad avere tutte le informazioni utili per valutare il vostro stato di forma e in generale il vostro livello di stress monitorato in maniera molto efficace dal sensore che valuta il vostro battito cardiaco. Chiaramente lo strumento Glory Fit si collega in maniera abbastanza acerba all'ecosistema Apple. Non ho provato l'Android, ma penso che comunque per chi volesse avere dei dati abbastanza accurati l'interfaccia grafica funziona comunque abbastanza bene. Ho anche apprezzato le funzioni di intelligenza artificiale, perché di fatto con questo orologio sarete in grado di attivare Siri o perché no anche altri sistemi di supporto. Questa cosa funziona semplicemente schiacciando il pulsante laterale e premendo centralmente l'orologio stesso, sareste in grado automaticamente di collegarvi al Siri, che per esempio vi potrebbe dire come risolvere il cubo di Rubik in poche mosse. L'orologio poi ovviamente offre anche delle funzioni abbastanza comuni a tutti questi activity tracker, però in questo caso il display è davvero molto brillante e ben visibile, che vi consentono di fatto di monitorare il vostro battito cardiaco o perché no di monitorare anche il livello di ossigeno nel sangue. Entrambe le funzioni secondo me sono state implementate in maniera molto efficace, al punto tale che ho trovato una corrispondenza abbastanza precisa anche correndo tra il valore del battito cardiaco e quello misurato con una fascia cardio. A livello di monitoraggio del sonno l'ho trovato abbastanza
corretto, soprattutto nella valutazione del deep sleep, mentre per quello che riguarda la misurazione del tempo in cui ero sveglio, secondo me l'algoritmo potrebbe sicuramente migliorare con il tempo. A livello di Bluetooth è davvero efficace, si collega in maniera super rapida al punto tale che ha la priorità addirittura su tutti gli altri strumenti. Io ne ho un'infinità che ho a disposizione in questo momento che sto testando qui sul canale. Sono state anche implementate delle funzioni per misurare il vostro stress al punto tale che secondo me la valutazione è abbastanza precisa e accurata e mi ha permesso di capire, ma già questo lo faccio con l'anello, che di fatto sono comunque sempre molto stressato. Il sensore cardio utilizza comunque una tecnologia cinese ma molto efficace, VP60, che comunque vi consente di monitorare per tutto il giorno il vostro battito cardiaco. Chiaramente tutto gira intorno al battito cardiaco e siccome è misurato precisamente, il sistema, utilizzando degli strumenti di intelligenza artificiale, vi consente di capire e determinare se siete in effetti molto stressati. A livello di utilizzo sportivo, consente lo strumento di misurare 70 diversi sport. Chiaramente non ha una funzione GPS, di conseguenza la misurazione, soprattutto nella corsa, è abbastanza approssimativa. L'accelerometro funziona abbastanza bene, però secondo me ci sono tra il 15 e il 20% di errore, di conseguenza non lo consiglio per chi volesse correre e utilizzarlo durante gli allenamenti. Invece lo suggerisco per tutti coloro i quali volessero fare un tracking della propria attività fisica e non volessero spendere un patrimonio, perché di questo orologio è venduto a un prezzo davvero eccezionale, vi metto qua sotto i link per gli acquisti. Anche a livello di valutazione dei passi, che è un'attività molto interessante soprattutto per i camminatori, ritengo che la metodologia di calcolo sia davvero efficace al punto tale che non ho trovato particolari discrepanze rispetto ai Garmin più affermati. Ho anche amato il fatto che possa essere utilizzato grazie allo standard IP68 con l'acqua. Chiaramente a livello di sudore non ho avuto nessun problema, non l'ho ancora provato in mare, ma lo farò nei prossimi giorni, magari vi aggiornerò con un piccolo short. Secondo me questo prodotto lo raccomando a tutti coloro i quali volessero non necessariamente fare uno sport super evoluto, ma monitorare il proprio livello di stress e tutte le attività del vostro corpo. Dal mio punto di vista è sicuramente promosso, purtroppo ho solamente due braccia, di conseguenza non lo utilizzerò se non forse in Sardegna nei prossimi giorni. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Ci saranno sicuramente ulteriori recensioni, io come al solito vado a bermi un coffee, ci vediamo alla prossima, ciao!